i dati, come siamo soliti fare, parliamo in questo caso di dati geografici, parliamo in particolare del sistema di gestione spari in Italia, che è una cosa nuova. Confesso che anch'io ne so abbastanza poco, quindi sono interessato quanto voi a scoprire come funziona e soprattutto farcela raccontare da chi ci ha lavorato e chi sta continuando a lavorarci. Io, come vi accennavo, vi tengo compagnia giusto per i primi minuti, per l'inizio di questo webinar, per dare modo anche a chi si collega un po' più tardi e non è stato preciso, puntuale come voi 37 che siete arrivati. Vedo che state usando la chat, benissimo. Vedo che in chat non arriva nessuna lamentela sul fatto che non mi sentite e non mi vedete, quindi immagino che non ci sia nessun problema di natura tecnica. E vi esorto sin d'ora a utilizzare la chat per continuare a utilizzare la chat durante tutto il webinar per porre domande ai nostri relatori. Noi ci preoccupiamo di fare un minimo di selezione e poi di riproporgliele nel momento in cui dovessimo riuscire ad avere spazio per un po' di domande. Ci fa particolarmente piacere che ci sia stato un buon riscontro di iscrizione in questo webinar, cioè, vi siete iscritti più di 150, quindi stimiamo almeno un centinaio di partecipanti questa mattinata. È una cosa, insomma, che ci fa particolarmente piacere perché ci dimostra che è un tema particolarmente che suscita particolare curiosità. E più in generale il tema dei dati geografici l'abbiamo visto anche a proposito dei dati aperti, come dire, la loro collocazione nello spazio è una cosa che aggiunge estremo valore al dato, aggiunge un grande valore all'informazione. Quindi oggi proveremo a capire un po' meglio come questa cosa sta funzionando in Italia e come, attuando una serie di iniziative a livello nazionale, iniziative europee, dialogate molto ampie, possiamo riuscire ad aggiungere valore al tema dei dati geografici. Sempre, ripeto, per occupare un po' di spazio e per prendere qualche minuto prima di passare la parola a Gabriele Ciossullo di Agid, che introduce in maniera decisamente più tecnica rispetto a quello che posso fare io il webinar di oggi, faccio una panoramica molto rapida su quelli che sono gli interventi. Innanzitutto, appunto, c'è Gabriele Ciossullo, che ci inquadra il tema di Spire nella logica dell'e-government, quindi un intervento assolutamente introduttivo. Carlo Cipolloni, che si è appena collegato, ci racconta Spire in Italia. Poi passiamo al sistema dei registri Spire e qui è Daniele Francioli che ci aiuta a capire di che cosa si tratta. E infine Antonio Rotundo, collega di Agid, ci fa un affondo sul sistema dei registri Spire in Italia. Peraltro non so se avete avuto modo di guardarla, credo che da pochissimo sia uscita una news. Io me la riprendo subito, giusto per dare un minimo di riferimento. Qui in chat potete trovare una news pubblicata recentemente su RNDT, che è il portale che gestiscono Gabriele e Antonio per Agid, che vi dà un minimo di inquadramento rispetto al tema della giornata. Può essere un buon punto di partenza per iniziare a ragionare sui temi di cui avremo modo di parlare oggi. Ci siamo presi una quindicina di minuti finali da dedicare a domande e considerazioni, a conclusioni, quindi ancora una volta lo dico per chi si è appena connesso, vi pregherei di continuare a usare questa chat per porre domande ai nostri relatori. Per qualunque cosa noi siamo qui. Gabriele, ti chiederei di iniziare ad aprire la tua webcam e il tuo microfono, magari io avvio le tue slide, condivisioni recenti. Queste sono le slide di Gabriele. Gabriele, se tu sei d'accordo, io con qualche minuto di anticipo rispetto al programma ti inizierei a passarti la parola così Va abbiamo bene, modo di... tranquillo. Perfetto. Ok, grazie, grazie A te, Gianfranco. Gabriele. Ciao, ciao a tutti, benvenuti. Allora, voglio introdurre questa tematica che non è solamente una tematica di riferimento nel mondo dell'informazione geografica. Qua si tratta di andare a mettere in discussione, andare a ragionare su una modalità di coesistenza di normative diverse e di esigenze diverse nel mondo dell'informazione geografica e il mondo dell'e-government. Allora, il mondo di e-government comprende sicuramente anche l'informazione geografica
E le politiche di EGOV si applicano laddove, insomma, appunto, con riferimento alle normative vigenti in materia, si applicano anche nel mondo dell'informazione geografica. E quindi, in particolare, tra le politiche di EGOV, è per questo che siamo qui, è il paradigma dell'open data sostanzialmente. Quindi, non è che si applica ai dati in generale, ma si applica anche ai dati dell'informazione geografica. Quindi, ciò fa nascere un'esigenza. Perché il mondo dell'informazione geografica ha delle peculiarità che contraddistinguono le modalità di produzione dei dati, di gestione dei dati, di catalogazione dei dati e di presentazione dei dati, di disponibilità di questi dati, di accesso e disponibilità di questi dati. E quindi occorre fare riferimento, insomma, a queste esigenze. Al di là del fatto che poi c'è anche una direttiva specifica sul mondo dell'informazione geografica, la direttiva Inspire, a cui bisogna dare riscontro, ma diciamo, più che altro io voglio sottolineare l'aspetto proprio tecnologico di differenza tra un dato geografico e un dato non georeferenziato. E questo ci obbliga in qualche modo a fare delle attività finalizzate in una certa direzione. Naturalmente è inutile che, insomma, sappiamo tutti che è una cosa che si è rimarcata già a livello europeo ma anche internazionale, che l'informazione geografica è quella generalmente più richiesta, più, diciamo, gettonata in qualche modo, e oggi come oggi, insomma, da dove si affaccia sempre più in modo preponderante, insomma, il tema della mobility, insomma, il dato georiferito diventa sempre più, diciamo, una cosa ineludibile. Tant'è che in tutte le, diciamo, indicazioni che assumono varie forme, vari atti, insomma, europee, si raccomanda sempre, insomma, quindi massima attenzione alla geolocalizzazione dell'informazione. Quindi io, insomma, diciamo, fermo restando che il tema di oggi è indicato sul sistema dei registri Inspire in Italia, però il problema a monte. Il problema nasce a monte, ovvero nella necessità di, come era esposto nel sottotitolo, coordinamento tra Inspire e le politiche di EGOV. Questa è una necessità. Qua abbiamo una serie di documenti in ambito europeo, sia in ambito EGOV, sia in ambito Inspire, che appunto vanno tutte in una sola direzione: migliorare il coordinamento tra le politiche di Inspire e l'implementazione dell'EGOV, in particolare Open Data. Ecco il motivo in cui, diciamo, poi cerchiamo di come dire, concentrare l'attenzione su questo binomio. Poi chiaramente anche questo, poi l'intervento di Carlo Cipolloni, che è un componente degli organismi tecnici in Europa, ci dirà più direttamente, ci potrà dire più direttamente ciò che sta succedendo in questi gruppi di lavoro per l'implementazione della direttiva Inspire. Anche lì ci sta questa esigenza di coordinamento tra appunto queste due policy molto significative e molto importanti. Il piano di azione sull'EGOV 2016-2020, anche qua ci sta l'esigenza forte di accelerare lo sviluppo della direttiva Inspire nel contesto delle politiche di EGOV, e anche il nuovo quadro europeo di interoperabilità ci dà, insomma, in questa direzione. In ogni caso, ritorna sempre in modo preponderante questa esigenza a livello europeo e quindi anche nazionale, il coordinamento tra Inspire e le politiche di EGOV. Questo sostanzialmente è, diciamo, il leitmotiv che ci accompagna e che ci induce a mettere in campo delle azioni ben specifiche, tra cui quella che affronteremo più in dettaglio oggi sui registri. Come viene evidenziata questa necessità di coordinamento? Qua abbiamo voluto riportare, l'avete sicuramente già visto in altre occasioni passate, l'infrastruttura PSI, dove da una parte c'era il repertorio dei dati geografici, dall'altra parte c'era il catalogo dati COVID. Questa infrastruttura man mano si arricchisce sempre di elementi, quindi nella parte, diciamo, che vedete a destra in giallo c'è tutto l'ambito di interesse della direttiva Inspire e quindi il catalogo RNDT, il repertorio nazionale dati territoriali, diciamo, rientra in questo contesto, ma è lo stesso repertorio rientra anche nel contesto che vedete tratteggiato, quello dell'infrastruttura PSI in senso lato, e si innesta con alcuni elementi che in effetti devono e garantiscono, diciamo, la condivisione di queste informazioni. Allora, abbiamo già detto tante volte in passato
abbiamo da una parte il catalogo dei dati GOIT, affiancato dal catalogo base dati che poi dovremo vedere nei prossimi tempi che tipo di evoluzione prenderà, e questi seguono chiaramente il profilo, ormai penso abbastanza conosciuto abbondantemente, il profilo Data Catalog Application Profile nella sua estensione italiana che abbiamo definito lo scorso anno e che sta cominciando a prendere piede, insomma, un po' in tutte le amministrazioni. Dall'altra parte abbiamo il repertorio nazionale dei dati territoriali che assumerà anche, come è successo anche in altri, insomma, in altri paesi europei, in altri contesti, diventerà anche come dominio geodati.gov.it per il semplice motivo di creare quell'analogia, quella simbiosi con dati GOVIT. Quindi abbiamo dati GOVIT, geodati GOVIT. Quindi il catalogo dei dati territoriali risponde alle specifiche, alle indicazioni implementative della direttiva INSPIRE, nella sua estensione italiana RNDT, quindi il profilo italiano come estensione di quello europeo, anche in questo caso come estensione di quello europeo, lo stesso come avviene per quanto riguarda i dati alfanumerici tradizionali. Quindi gli elementi che in qualche modo vanno, con i quali si intende avviare un percorso di coordinamento tra le due policy, INSPIRE e Open Data, e più in generale eGov, sono per il momento due elementi significativi. Da una parte il GeoDGHTP. Il GeoDGHTP è uno standard sviluppato, diciamo, definito a livello europeo nell'ambito di un'azione AESA, proprio per questo specifico motivo, per garantire l'interoperabilità tra i due sistemi. Ed è uno strumento attraverso il quale ci consente di avere la visibilità di un dato geografico eventualmente aperto anche attraverso un catalogo di dati alfanumerici, come appunto potrebbe essere dati GOVIT. Altro elemento di condivisione tra le due policy è appunto il sistema dei registri, di cui oggi cominceremo ad affrontare l'argomento, perché questo, chiaramente su queste tematiche ci torneremo anche in futuro, perché dobbiamo ottimizzare, disciplinare al meglio le nostre attività per garantire una integrità delle informazioni ed evitare una serie di problematiche che già si stanno verificando non solo in Italia, ma a livello europeo generalizzato. Quindi questa è una tematica che, anzi, noi potremmo essere, molto probabilmente potremmo essere, come dire, insomma, diciamo una piccola avanguardia, insomma, su queste tematiche per portare la nostra esperienza a livello europeo e chiaramente confrontarci con gli altri paesi per quanto riguarda le modalità in cui cerchiamo di far coesistere al meglio, le due policy molto importanti, quali appunto quelle di cui stiamo trattando oggi. Quindi l'altro elemento, dicevo, che si pone a cavallo tra l'implementazione della direttiva INSPIRE e le politiche di eGov, in particolare sui dati aperti, è il sistema di registri, di cui appunto parleremo oggi, i colleghi daranno poi nei prossimi interventi dei dettagli molto significativi. Questo sistema appunto vuole essere un punto in cui noi troviamo referenziati codelist, tassonomie, vocabolari, diciamo tutto ciò che in qualche modo può essere condiviso non solo nel mondo dell'informazione geografica, ma anche per tutte le altre attività. Ed infatti, insomma, diciamo, la direttiva INSPIRE, nel prevedere appunto l'implementazione di questo oggetto tra le varie esigenze che nei vari paesi membri devono essere, diciamo, come dire, soddisfatte, prevede appunto che possa essere utilizzato anche per altre finalità, per altre policy nazionali. Quindi l'obiettivo è appunto quello di avere un sistema che ci consenta di rappresentare in modo adeguato queste esigenze. Poi qua, ecco, dico soltanto che su questo oggetto che abbiamo messo a punto, insomma, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, che è il National Contact Point per quanto riguarda la direttiva INSPIRE, e con ISPRA, che è appunto l'organismo tecnico che assicura, diciamo, la presenza nazionale in tutte le attività europee di sviluppo relativa all'implementazione della direttiva stessa. Quindi il control body di questo oggetto è formato da tutte queste tre organizzazioni, quindi Ambiente, ISPRA e AGID. Però, appunto, dicevo, questo sistema di registri, come ci dirà Daniele più tardi, è stato sviluppato in ambito europeo. Quindi, noi abbiamo personalizzato, preso in riuso con una personalizzazione un prodotto sviluppato nell'ambito di un progetto AESA. Quindi, questa è una cosa molto importante. Non abbiamo, diciamo,
fatto particolari investimenti, quindi prendendo insomma un'applicazione già sviluppata proprio per le finalità di interoperabilità a livello europeo. Quindi un oggetto veramente insomma, nato per queste finalità, nato per questi scopi. Un ultimo accenno alle tematiche del modello dei dati, anche se questo per completare il quadro, ma non è il tema di oggi, ma ci torneremo sicuramente. C'è appunto nell'ambito del programma ISA Square è stata ripresa questa tematica di ELISE, European Location Interoperability Solution for the Gov. E in questo ambito ci si sta muovendo in modo parallelo per le attività di implementazione della direttiva Inspire, ma che comunque anche in questo caso si intrecciano con le policy di e-government. Noi, insomma, diciamo giusto un accenno di un esempio, ma poi ci torneremo, insomma, perché saranno oggetto di altre attività. In questo ambito stiamo sviluppando attività finalizzata a definire il modello dei dati per il SINTI, come abbiamo già fatto, il Sistema Federato delle Infrastrutture, e per il PEL, per l'efficientamento della pubblica illuminazione, che stiamo affrontando in questo periodo. E quindi tutto questo, naturalmente, quindi sono politiche di EGOV che però, diciamo, le stiamo, come dire, coordinando con le azioni di implementazione della direttiva Inspire, con ciò che si sta facendo, con ciò che è stato già fatto nel mondo dell'informazione geografica. Qual è la raccomandazione? Chiudo con questa slide, insomma, che dobbiamo. Noi finora i dati geografici aperti probabilmente sono documentati nel repertorio, ma anche nel catalogo dei dati aperti. E ciò praticamente crea innanzitutto un doppio onere per le amministrazioni, perché chiaramente abbiamo visto che i profili del repertorio e il profilo del dati Covid sono diversi tra di loro. D'altronde, un dato geografico non può essere rappresentato e descritto con il semplice DKTP, assolutamente. Il dato geografico non trova consistenza in quel tipo di profilo, deve essere descritto con il profilo dell'Inspire RNDT per avere la sua valenza. Al di là del fatto che ciò corrisponde a un adempimento preciso della direttiva Inspire e delle norme di recepimento della direttiva stessa. Quindi, chiaramente il DKTP non soddisfa le esigenze di descrizione di un dato geografico. Quindi dobbiamo descriverlo secondo le regole del repertorio nazionale dei dati territoriali, che sono coerenti con le regole Inspire. Quindi, se noi andiamo a descrivere un dato aperto nel catalogo dati Covid con il semplice DKTP, non rispondiamo alle esigenze tecniche di descrizione di un dato geografico, creiamo probabilmente un disallineamento tra i metadati pubblicati da una parte e dall'altra, o quantomeno creiamo comunque un duplicato che probabilmente può generare molto facilmente errore. Poi non sappiamo eventualmente in caso di disallineamento qual è il dato più aggiornato o meno, ovvero qual è il metadato più aggiornato o meno. Quindi il nostro approccio, che dobbiamo cominciare tutti quanti a renderci, diciamo, come dire, a renderci attivi su questo tipo di approccio, deve essere quello di garantire una interoperabilità normativa e organizzativa. Quindi i dati geografici devono essere documentati solo ed esclusivamente nel repertorio nazionale dei dati geografici, mentre invece i dati non geografici, i dati che possiamo chiamare, io amo, non so se la definizione può essere più o meno corretta, dati alfanumerici tradizionali, li andiamo a documentare nel catalogo dei dati. Logicamente, qualora poi un dato è aperto, sarà, diciamo, come dire, l'informazione di quel dato comprenderà anche informazioni relative alla licenza e al formato di disponibilità di quel dato stesso. A parte che per quanto riguarda i dati geografici, io raccomando sempre l'utilizzo dei servizi in standard OGC che la direttiva Inspire prevede, ovvero i dati vengono resi disponibili attraverso un servizio di rete, quindi attraverso un WMS o un WFS, quindi non rendendo il file, un shapefile per esempio, disponibile da qualche parte. I dati geografici vanno resi disponibili in quella modalità e devono essere documentati in quel catalogo. Noi ci facciamo carico. Stiamo lavorando per il nuovo repertorio dati territoriali che sarà pronto, insomma, diciamo, più o meno, insomma, dovrebbe essere collaudato ai primi di gennaio.
Ma insomma, speriamo quanto prima di arrivare a compimento di questa operazione e metteremo in pista le attività per implementare il GeoDKTP. GeoDKTP è stato sviluppato in diciamo, Europa proprio con l'obiettivo di rendere interoperabili un catalogo di dati alfanumerico in standard di GATAP con un catalogo di dati geografici in standard Inspire. Quindi noi metteremo in campo questa attività. I dati documentati nel catalogo dati geografici verranno visti attraverso un catalogo di tipo alfanumerico attraverso questo standard GeoDKTP. Quindi questo è uno strumento molto importante che ci consente di avere una ottimizzazione delle attività, un'efficienza delle attività e ci consente di evitare una serie di errori e di duplicazioni. Oggi, come sapete, quindi io ho concluso qui la mia introduzione, parleremo in modo particolare del sistema dei registri, che è uno dei due elementi che abbiamo accennato oggi. L'altro, appunto, il GeoDKTP, ci torneremo poi successivamente. Oggi sistema dei registri, lascio la parola a Gianfranco per il successivo intervento di Carlo. Grazie a tutti, ci risentiamo più alla fine per qualche eventuale curiosità. No, grazie Gabriele, chiederei a Carlo di aprire la sua webcam e il suo microfono, ringrazio chi sta partecipando anche attraverso la chat, rispondo al volo al Ciro visto che insomma, era primo concomitante, Gabriele credo abbia accennato ai formati dei dati geografici a proposito di GATAP, soprattutto Gabriele ci ha dato una prima dimensione anche del rapporto che in questo momento esiste tra i dati aperti esposti sul portale dati.gov.it e come i dati geografici a tendere verranno collocati al suo interno, qual è il rapporto tra uno e l'altro. Era giusto per dare un minimo di conclusione, riallacciare l'intervento di Gabriele e le domande Grazie, appena buongiorno a fatte. tutti. Non mi dilungherò troppo sulla presentazione di quello che si sta facendo in Europa, ma poi cercherò di concentrarmi più nello specifico dell'interazione di Spire con il tema di oggi. Spendo però due parole per fare un po' un quadro generale. Dal 2013, ovviamente, quando la parte di regolamentazione è entrato in funzione, è partito il cosiddetto Implementation Framework, Maintenance Implementation Framework, all'interno del quale ci sono due organi, uno più politico, presieduto appunto, presenziato per l'Italia dal Ministero dell'Ambiente, e uno più tecnico, presenziato da me e quindi da ISPRA, per la parte sempre di implementation. In questo contesto ci sono stati diversi gruppi di lavoro, uno dei quali si è anche preso in carico gli aspetti di registro, di cui poi vi parlerà sicuramente Daniele nella presentazione, e ovviamente non è questa l'unica tematica di cui ci siamo occupati a livello europeo, ma di tutta una serie di elementi che servono a supporto proprio dell'implementazione. Nello specifico, poi magari vi posso dare dei riferimenti su altre presentazioni che ho fatto, in cui c'è una panoramica più ampia nello specifico delle attività a livello europeo in Spire. Cosa invece si è fatto, si sta facendo a livello italiano? Come ha accennato già Gabriele, paio di anni a questa parte, ISPRA insieme ad AGID e insieme ovviamente al Ministero dell'Ambiente che rappresenta il National Contact Point, hanno lavorato per creare la base strutturale tecnica, se vogliamo, l'architettura tecnica su cui si basa tutta l'infrastruttura, o si dovrebbe basare tutta l'infrastruttura nazionale come elementi di supporto. In particolare, se scendiamo senza toccare gli aspetti legislativi o più burocratici, se scendiamo a livello operativo, all'interno dell'infrastruttura nazionale di dati territoriali per il monitoraggio ambientale vengono identificati dei contenitori, chiamiamoli così,
o comunque delle aree di lavoro che vengono rappresentate da questa immagine sono interconnesse tra loro, ovvero il punto di accesso preferenziale è rappresentato dal geoportale nazionale che gestisce il Ministero. Questo rappresenta il punto, diciamo, privilegiato di accesso, non deve essere esclusivo e non esclude tutto ciò che esiste e che è già stato messo in piedi anche a livello regionale. All'interno del geoportale, cioè come back-end del geoportale, c'è il catalogo dei metadati, cioè RMDT, che è già operativo da alcuni anni. In interazione da un paio di anni a questa parte, quando il monitoraggio dell'implementazione di SPIRE sia a livello di metadati ma anche a livello di dati e servizi è diventato un sistema semi-automatizzato, è nata l'esigenza di una dashboard di monitoraggio che in continuo o comunque su step precisi si interfaccia con RNDT e quindi fa l'analisi di monitoraggio di quello che è lo stato implementativo a livello nazionale, sia a livello di dataset sia a livello di servizi. Al pari di questo, e sono cose abbastanza recenti, legate anche a effetti normativi recenti, ovviamente si sta lavorando per creare un client di visualizzazione nazionale che sia fortemente strutturato su quello che è il contenuto dell'RNDT, che si aggancia per il riferimento normativo, ma anche per competenze, alla piattaforma Synanet, che è una piattaforma che stiamo rializzando come ISPRA, e che è ovviamente l'insieme di ISPRA e di tutte le agenzie ambientali, in funzione di quello che è poi, l'entrata in vigore della legge 132 del 2016, che appunto è entrata operativamente a gennaio di quest'anno. In questo contesto, il sistema di registri sviluppato da RNDT, o meglio messo in piedi da RNDT, ma legato a una serie di necessità perché poi i dataset e i servizi siano interoperabili, si inserisce e ha una sua collocazione sia come interazione con la piattaforma Synanet, sia con il catalogo dei metadati, ma ovviamente anche con i servizi e i dataset, per poi vedremo meglio magari in che modo. Quindi questo è più o meno il contesto a livello nazionale. Ora, perché nasce a livello di SPIRE l'esigenza, la necessità di avere i registri e quindi delle risorse catalogate e centralizzate? Beh, dobbiamo partire dai dataset. Richiamo la prossima slide un po' anche perché è quella di più immediata attività, che appunto richiama il fatto che in realtà lo scorso 23 novembre era la deadline per armonizzare tutti i dati dell'annesso 1. In realtà tutti i dati dell'annesso 1 si riducono a 7 dataset nello specifico, nel senso che i primi due non sono dei dataset veri e propri, ma sono i sistemi di georeferenziazione e di coordinate che vigono in Italia e in Europa, quindi quelli non rappresentano un vero e proprio dataset. Ma sicuramente gli altri sono urgenti e quindi c'è una necessità di mettere in piedi una serie di elementi che supportino l'armonizzazione sia nel modello sia nei contenuti di questi temi. Questo che significa? Che in realtà se andiamo a vedere le specifiche dati di uno qualunque di questi temi, ci accorgiamo che c'è la necessità di identificare degli elementi. Ora, ISPRA in questo contesto ha disegnato, per sue necessità, ma anche poi a supporto di tutti quanti, una catena produttiva, rimettendo in ordine quello che è il processo produttivo, nel senso che ISPRA purtroppo è nato mettendo come primo elemento i metadati,
Ma normalmente nella maggioranza dei casi ciò che uno ha come primo elemento è il dato. Quindi si parte dal dato, si lavora sul dato, si creano i servizi e poi si metadata un po' tutto. Allora, in questa slide, se vogliamo, nella parte sinistra c'è quello che già è in essere, cioè i metadati sia dei dataset che dei servizi. C'è un errore lì, non è, il secondo è sui servizi armonizzati, non armonizzati. Quelli sono già in essere o dovrebbero essere già in essere, va rimesso un po' tutto in discussione, nel senso che io devo ripartire dal mio database, estrarre dei dataset conformi a Inspire e quindi armonizzare il dato verso Inspire, validarlo, perché non, in qualche modo devo essere consapevole che il mio dato sia valido, cioè conforme a quanto prevede il modello dati. A quel punto posso metadatare il dataset armonizzato verso Inspire, quindi mi riconnetto al mio metadato precedente e lo arricchisco. Nella produzione, ovviamente, poi proseguo nella realizzazione di servizi che possono essere sia di visualizzazione che di download nel senso più ampio del termine. Anche in questo caso, una volta che ho creato i miei servizi, devo validarli, devo vedere se quello che sono i contenuti sono conformi alla direttiva. A quel punto posso creare il metadato dei servizi che deve tener conto anche di tutti i protocolli di pubblicazione. E questo, traducendolo in qualcosa di più operativo come flusso di produttività, immaginandola all'interno di un ente, vede un database, un'estrazione di strati informativi, l'armonizzazione di questi verso Inspire, secondo le specifiche, e qui entrano in gioco degli elementi e ovviamente i relativi metadati di dataset e servizi. Come vedete, nei quadri rossi sono evidenziati il fatto che i metadati, così come anche i dati, devono avere un identificativo univoco, cioè che non sia in qualche modo duplicabile. Quindi entrano in gioco degli elementi di univocità e quindi la necessità di identificare sia un Inspire D costruito sia un riferimento a quello che è l'identificativo degli elementi che sono in un dataset. Volendo andare un po' più nel dettaglio. Se io mi riferisco alle specifiche dati, in qualunque specifica dati, mi trovo, che a un certo punto nel documento ho delle implementing requirement. Le implementing requirement sono dei requisiti obbligatori di legge, quindi non posso non metterli nell'armonizzazione del mio dato. E cosa dice questo identificativo, in particolare questo implementing rule? Si riferisce all'identificativo, cioè il tipo di identificativo del dato, definito nella sezione 2.1 dell'annesso 1, nell'annesso 2 o 3 a seconda delle tematiche, deve essere usato come elemento di identificazione esterno per ogni oggetto geografico o spaziale, ovvero come elemento di interconnessione ai vari oggetti geografici. E poi dice anche che l'elemento di identificazione esterno per l'identificazione degli oggetti grafici non deve essere modificato per l'intero ciclo di vita, ovvero deve essere quello nel tempo, a meno che l'oggetto geografico, cioè l'oggetto di rappresentazione, non esista più perché per qualche motivo è stato rimosso. Nel dire questo, quindi impone a tutte le amministrazioni che gestiscono dati la necessità di identificare in maniera univoca ogni oggetto geografico, cioè ogni oggetto rappresentato all'interno del mio dataset. Questo che significa? Che se io prendo una qualsiasi parte dello schema, mi accorgo, in questo caso io ho fatto un esempio sulla parte idrography con hydrographic object, mi trovo che all'interno del mio modello dati c'è un qualche cosa che viene chiamato InspireID come identificativo, identifier. Questo che dice che quindi l'identificazione di unico pubblicato deve essere pubblicato dall'ente responsabile del dato,
ed è l'identificativo che può essere utilizzato in maniera trasversale come riferimento a tutti gli oggetti geografici, anche all'interno di applicazioni sia web che mobile. Cioè, in realtà io posso interlinkare i miei singoli spatial object anche alle applicazioni per poter accedere al singolo oggetto rappresentato in quel dataset. L'ho scritto in rosso, non identifica il fenomeno nel contesto reale, ma solo la sua rappresentazione geografica. Questo va tenuto conto perché poi ovviamente ci sono contesti differenti in cui questo un fenomeno potrebbe essere dato da n elementi, cioè n tematismi, e quindi in ogni tematismo io potrei avere un oggetto geografico di rappresentazione diverso perché per la sua natura è diverso. Se andiamo a vedere però nello specifico che cos'è l'identifier, cioè questo identificativo. L'identifier nel dettaglio, cioè se io navigo il modello dati, mi dice che gli elementi di identificazione sono distintivi di ogni oggetto del tema. Quindi è un qualche cosa che appartiene a quel tema, è specifico al tema, quindi è specifico al dataset che sto trattando, e non è detto che per forza di cose debbo riutilizzarlo in altro contesto. Ma mi dice anche che all'interno dell'identificativo io posso utilizzare le versioni, cioè posso utilizzare, nel senso che è un oggetto cosiddetto voidable, di dove non c'è necessità non lo utilizzo. La versione non è parte dell'identificativo in sé per sé, cioè non è parte dell'expired ID in sé per sé, però viene usato per differenziare all'interno dell'expired ID le evoluzioni dello stesso oggetto geografico. Cioè io potrei avere comunque che i confini di un oggetto geografico poligonale vengono modificati nel tempo per qualche motivo, questo ne tiene traccia la versione, ma quell'oggetto non cambia, cioè l'identificativo di quell'oggetto rimane lo stesso. Cioè se prendo un edificio e amplio il mio edificio, l'identificativo dell'edificio rimane lo stesso. Cambia la sua versione perché cambiano le sue estensioni geografiche. Quindi questo va sempre tenuto conto nella rappresentazione dell'identificativo. Come è fatto però questo benedetto expired ID? In realtà l'expired ID è un oggetto annidato, cioè non è un elemento singolo, è l'identificativo cosiddetto identifier, è composto da tre elementi. È composto da un local ID, che è definito dal produttore del dato ed è univoco all'interno dello specifico namespace, cioè è univoco all'interno dello singolo dataset, se vogliamo. Vi è poi un namespace che identifica univocamente la sorgente dati degli oggetti geografici, in genere è un qualche cosa che ci si riferisce, che viene utilizzato per riferirci a quello specifico dataset, a quello specifico database, se vogliamo, e quindi è qualche cosa che tiene conto della sorgente dati. E poi c'è appunto il version ID che identifica la versione dell'oggetto geografico nell'accezione che dicevo prima. Perché poi tutto questo ha a che fare con il registro dei sistemi? Beh, ha a che fare con il registro dei sistemi che le due presentazioni illustreranno ampiamente successivamente, perché all'interno del registro dei sistemi vi è la possibilità di definire i namespace, cioè di definire quella parte dell'identificativo che identifica la sorgente dati. Che voglio dire? Ne faccio un esempio a livello europeo, di utilizzo all'interno dello schema, cioè ogni schema all'interno dei singoli temi di Spire ha un suo identificativo e quindi ha quindi un suo namespace, e questo può essere o deve essere usato all'interno del mio dataset armonizzato per identificare qual è lo schema di pertinenza. Allo stesso modo io dovrò utilizzare il mio namespace per identificare il mio expired ID, cioè il mio contesto nazionale in cui quel dataset si inserisce. E quindi dovrò registrare il mio namespace all'interno del sistema dei registri. Volendo vedere un esempio,
Se io vado a vedere questo esempio che è preso dal catalogo Inspire, le parcelle catastali hanno un loro proprio ID, quindi hanno una loro URI di pertinenza, quindi un loro identificativo del namespace CP, cioè Catastral Path. A livello nazionale, e qui poi mi ricollegherò alla fine con l'ultima slide prima della conclusione, lo sforzo di ISPRA, basandosi su una serie di esperienze, è quello di cercare di trovare anche degli sforzi comuni per creare un percorso di identificazione sia del metadato, sia dei servizi che degli spatial ID. E quindi in qualche modo un persistent identifier, cioè un identificativo univoco che sia quello per tutto il ciclo di vita dell'elemento. L'idea è di utilizzare, così come viene fatto per i metadati, il codice IVA per identificare il produttore del dato, parliamo solo dell'ID, del local ID in questo senso, più un identificativo che sia tipico del dataset di pertinenza e dell'oggetto geografico a cui mi sto riferendo. In un certo qual modo, qui è saltata, posso avere un codice che potrebbe essere IPA, che potrebbe essere ARPAE, ARPA underscore ER, un DBID, per esempio, se mi riferisco a siti contaminati, potrebbe essere CS Contaminate Site e poi l'oggetto spazio, cioè l'ID geografica dell'oggetto di riferimento. E in questo modo, come vi dicevo, in questo modo io posso creare delle local ID che hanno già all'interno una serie di elementi. Questo è un esempio di come l'abbiamo applicato all'interno di un progetto dove dovevamo interlinkare gli elementi e quindi, come vedete all'interno di questa cerniera, c'è un identificativo collocato all'interno dell'identifier dove BorrowU è il mio namespace. Questo ottimizza ovviamente le ricerche e l'utilizzabilità in generale. Altro elemento, e qui poi cerco di essere logico e chiudo, è l'uso delle ontologie. Sono elementi obbligatori e in parte consigliati, se vedete in questa slide, in realtà questo è un codice di lista previsto all'interno del modello dati Hydrology Water Level e non è estensibile. Quindi comunque è un oggetto obbligatorio, per cui io devo utilizzare questo per codificare gli oggetti del Water Level, del mio dataset, e non è estensibile. Ecco lì che nasce. E questo è l'esempio di come viene gestita a livello di modello dati e come viene gestita a livello di registry Inspire che Daniele poi vi illustrerà successivamente. Qui nasce una domanda, che è più o meno la chiusura, cosa devo fare se voglio estenderli? Beh, devo creare un'ontologia, un vocabolario specifico, approvato almeno a livello di Stato membro o di comunità di dominio. Registrarlo come risorsa. La risorsa viene pubblicata come vocabolario all'interno del sistema di registri e poi questo viene interconnesso con quello europeo. E qui c'è un'attività di MIG in cui appunto quando uno Stato membro propone un nuovo vocabolario, se viene fatta una valutazione di fattibilità e poi viene aggiunto come risorsa e quindi poi può essere interlinkato e utilizzato all'interno di tutto il modello dati che uno sta utilizzando. L'ultima slide è per dirvi che ISPRA sta per pubblicare, sta realizzando queste linee guida su come armonizzare e creare i dataset in ambito Inspire. Quando sarà disponibile, avremo ovviamente comunicazione e link per poter scaricare il documento ovviamente liberamente. E con questo chiudo la mia presentazione. Perfetto, grazie ancora. Chiederei insieme
nello stesso ringraziando Carlo, chiederei a Daniele Francelli di aprire la sua webcam e il suo microfono in maniera tale da passargli la parola. Ringrazio ancora una volta tutti voi per l'interazione via chat e, come avete visto, avete avuto modo di leggere gli altri relatori, in particolare in questo caso Antonio Rotondo di Agid, ha iniziato direttamente in chat a dare risposte ai nostri partecipanti, quindi, come dire, continuate ad utilizzare questo strumento, come vedete. Come dire, ci piace chiacchierare, ci piace dialogare, ci piace l'interazione anche via chat. Detto questo, a te Daniele, vedo le tue slide, ti chiudo il mio microfono, la mia webcam e ti passo la parola. Grazie Gianfranco, sono Daniele Francioli, lavoro al Centro Comune di Ricerca come consulente esterno e faccio parte del team ELISE. ELISE sta per European Location Interoperability Solution for e-Government. Praticamente ELISE è un pacchetto di soluzioni legali e politiche, organizzative e semantiche di interoperabilità tecnica. Per facilitare l'integrazione digitale intersettoriale in modo da renderla più efficiente e più efficace e anche di favorire il riutilizzo dei dati. Oggi andrò a parlarvi del registro dell'Inspire Registry, del software che c'è dietro l'Inspire Registry. Ma vorrei iniziare con una spiegazione generale di che cosa siano e come vadano utilizzati i reference code. In questo contesto, diciamo, i reference code vengono utilizzati appunto per descrivere i dati, quindi vengono utilizzati all'interno dei metadati. Il modo comune che veniva utilizzato appunto per dare una semantica a questo tipo di ai dati, diciamo, era di utilizzare i text field, cioè campo comune testuale. Il problema a cui però andiamo incontro utilizzando questo tipo di informazione è che in un contesto cross border, quindi europeo per esempio, abbiamo diversi modi di rappresentare lo stesso concetto, sia a livello internazionale, diciamo quindi in diverse nazioni, ma anche a livello della stessa nazione possiamo avere modi diversi di rappresentare uno stesso concetto, per esempio in questo caso il country name, che come si vede è differente. Quindi per ovviare a questa tipologia di problematiche si devono introdurre i persistent identifier. Quindi i reference code, appunto. Come si può vedere da questa slide, i concetti rappresentati qui sono univocamente interpretabili. Utilizzando appunto questo namespace e il relativo codice. Qui ho messo un esempio di un identifier che appunto è utilizzato dal registro Inspire centrale e che si riferisce al tema soil, quindi del suolo. In questo contesto parliamo di due tipologie principali di oggetti all'interno della gestione dei reference code. Il registry, che è il sistema informativo che gestisce le varie operazioni che possono essere operate, diciamo, all'interno dei reference code. Il register, invece, sono una sorta di contenitore con i relativi identificatori che contengono appunto tutti questi reference code divisi per tematica. Le operazioni che possono essere svolte nel contesto della gestione dei reference code sono definite in un ISO standard che è il 19135, e che definisce una serie di operazioni e una serie di modi appunto per la registrazione di questi reference code, in particolare a livello geografico.
Come vedete qui ci sono diverse operazioni, tra cui la creazione, poi in particolare volevo far notare che non esiste l'operazione della cancellazione di un reference code, perché appunto come dicevo, una volta che un reference code entra all'interno di questo sistema, di un registry, ottiene un persistent identifier. Per cui, appunto, lo dice la parola stessa, questo identificativo sarà valevole per sempre, quindi non potrà uscire dal registry, dal contesto del registry, in quanto dal momento che è entrato e quindi entra a far parte di un register, potrebbe essere utilizzato da diversi dati, per appunto identificare i dati attraverso i metadati. Per cui nel caso in cui in un registry dovesse venir meno, ci sarebbe appunto un problema di consistenza, in tali dati. Per ovviare a questo problema, l'ISO 19135 ha, introdotto questa serie di, operazioni di update, in particolare, questa invalidation e il retirement sono utili nel caso in cui appunto uno di questi reference code non dovesse essere più valido e al posto di venire cancellato rimane nel sistema e viene marcato come invalido o ritirato, ecco. E per cui si mantiene, diciamo, la consistenza qualora venisse puntato da un metadato. In questo contesto è chiaro che all'interno del contesto di Inspire è necessario avere questo sistema di registri per puntare in modo univoco e persistente, appunto attraverso dei persistent identifier, le risorse. Praticamente all'interno dell'Inspire le risorse che troviamo all'interno dell'Inspire Registry sono dei reference code che devono essere utilizzati per dare un contesto ai dati che poi vengono rappresentati. Quindi si dà una sorta di semantica a livello univoco. Il sistema dei registri, inoltre, scusate, garantisce anche il management di questi reference code, quindi nel caso in cui uno di questi reference code possa cambiare o debba anche ricevere una correzione o un eventuale errore, può attraverso questo sistema di gestione avere uno sistema di versioning anche, quindi tenere traccia di tutte le versioni. Per quanto riguarda nello specifico il registro centrale di Inspire, abbiamo attualmente questi temi, questi registri che includono appunto, come potete vedere, i team, gli application schema relativi ad Inspire, le codelist e altri registri sempre nell'ambito di Inspire. Nell'ultimo anno abbiamo introdotto anche questo concetto di Register Federation, il cui scopo è di unire tutte le estensioni nazionali dell'Inspire Registry, perché appunto come ho detto, l'Inspire Registry contiene un gruppo di register con i reference code relativi alla direttiva Inspire, ma qualora a livello nazionale alcuni di questi reference code non siano sufficienti per descrivere i dati, c'è la possibilità di estenderli e per estenderli appunto si può creare un registro di Inspire a livello nazionale contenente diciamo questi reference code aggiuntivi che non sono presenti a livello del Central Inspire Registry. Questo Register Federation riunisce tutti le implementazioni, diciamo, le estensioni dell'Inspire Registry a livello centrale. E diciamo è molto comodo perché fornisce anche una possibilità di ricerca di reference code che viene chiamata Federated Search perché cerca all'interno di tutte le implementazioni da questa interfaccia che voi vedete
qui questa screenshot. In questo modo, prima nel caso in cui nell'Inspire Registry centrale non venga trovato un reference code specifico, c'è la possibilità di cercarlo appunto in questa Register Federation e di eventualmente trovare un altro Stato membro che ha esteso appunto il Registry centrale con questo reference code che è necessario. Come dicevo prima, l'Inspire Registry è sviluppato seguendo le linee guida dell'ISO 19135, in particolare il suo workflow, che include una serie di ruoli, tra cui i più importanti sono le Submitting Organization e i Control Body. Le Submitting Organization sono tutti quegli enti che possono proporre dei cambiamenti o delle aggiunte all'Inspire, al registro e al registry. Mentre invece il control body è appunto quel corpo che deve decidere su queste proposte, diciamo. E a livello di Central Inspire Registry abbiamo creato queste due pagine all'interno delle quali si possono aprire appunto delle issue chiedendo diciamo dando una spiegazione dell'aggiunta o della modifica richiesta da effettuarsi a livello centrale dell'Inspire Registry. Parlando invece del registry software, quindi il software che dà la possibilità di mantenere e gestire l'Inspire Registry, è un software open source che è stato sviluppato dall'inizio nell'Arena Action e adesso è passato sotto, come dicevo, l'Elise Action di Asia Squared. La versione che è attualmente disponibile, è possibile scaricarla, è questa l'ultima versione, la 1.3.1. Ho messo qui una slide molto semplificata che sta a indicare la struttura del sistema. È un sistema che prende in ingresso dei file in formato CSV, contenenti tutte appunto le liste di reference code che viene importato e strutturato all'interno di un database e poi viene esportato in diversi formati che possono essere anche customizzati e aggiunti. Appunto vengono esportati questi file e poi viene messo a disposizione un web service che può essere fruito, diciamo, sia da utenti che da macchine. Quindi, appunto, come potete vedere, ci sono dei formati che sono machine readable. In questa slide ci sono una serie di screenshot di member state, di stati membri che riutilizzano attualmente il Registry Software per produrre la versione nazionale dell'Inspire Registry con le proprie estensioni. E nelle successive due slide ci sono un esempio delle ultime collaborazioni, appunto, che sono stato con diciamo, la creazione dell'Inspire Registry austriaco e poi appunto di quello italiano, utilizzando sempre il Registry Software. Del Registry italiano vi parlerà più in dettaglio Antonio Rotundo in seguito. Durante quest'anno abbiamo iniziato lo sviluppo della seconda versione del registry software, in quanto avendo appunto così un numero elevato di riutilizzatori, abbiamo ricevuto una serie di feedback per quanto riguarda appunto le feature che erano presenti nella versione attuale e quelle invece che erano, diciamo, come una lista di requirement che potevano essere disponibile alla nuova versione. Oltre al feedback che ricevevamo direttamente dagli utenti, abbiamo anche istituito un survey che è tuttora disponibile per avere la possibilità di descrivere uno specifico requisito.
Tra i vari requisiti che abbiamo introdotto, che stiamo introducendo nella nuova versione che sarà disponibile del registry, sicuramente di mantenere la compatibilità con il registro attuale, quindi la versione attuale del registry. Un ulteriore commento che abbiamo avuto, uno dei maggiori probabilmente commenti che abbiamo avuto, è di avere un'interfaccia utente dal quale fosse possibile modificare i reference code direttamente, per esempio da web, perché attualmente i reference code vengono importati solamente tramite file di dati. L'ISO 1935 workflow era un altro elemento che, diciamo, è stato descritto come necessario. E questa è una cosa, questo punto, il punto successivo è una cosa un po' più tecnica che riguarda il modo in cui veniva gestito il servizio che poi veniva esposto, il servizio web che veniva esposto. Da prima era gestito con dei file statici, mentre invece adesso utilizzeremo il sistema, diciamo, di indicizzazione di Solr. Passiamo alla slide successiva. Questa è una piccola overview di quello che sarà poi una sorta di migration tool dalla versione attuale, per chi la stesse già utilizzando, alla versione successiva. Basta specificare i dettagli del database attuale e tutti i dati organizzati dalla versione attuale poi verranno spostati nella versione successiva. Per quanto riguarda l'interfaccia utente per la modifica dei reference code, queste sono una serie di feature che abbiamo preso in considerazione, ma forse è meglio se vi faccio vedere, ecco, una screenshot. Praticamente avremo un'interfaccia che è simile a quella dell'Inspire Registry, ma appunto ha la possibilità di editare inline i vari field. Ognuno di questi field poi potrà essere esteso, nel senso che ogni registro può aggiungere o rimuovere differenti field, quindi adattando il modello di dati alla propria necessità. Un commento che abbiamo ricevuto anche è che l'installazione del registry stesso, nonostante la documentazione sia disponibile, diciamo, macchinoso, ecco, complicato. Per questo, in questa nuova versione stiamo sviluppando una sorta di wizard che darà la possibilità di installare automaticamente il sistema, specificando diciamo, i dati, i dettagli necessari del database o comunque dell'ambiente applicativo. Un'altra possibilità sarà diciamo, la fruizione del registry, l'installazione del registry utilizzando un Docker container. Questa è una visione di dettaglio di quello che sarà la personalizzazione del modello stesso, del modello dei vari registry del register che verranno inseriti nel sistema. Quindi ogni field potrà essere personalizzato, potranno essere aggiunti o rimossi field, e ogni field avrà le sue proprietà che potranno essere customizzate. Diciamo, della gestione dei file ho già parlato, quindi passiamo alla slide successiva. Ora, per quanto riguarda lo stato dello sviluppo di del registry, stiamo lavorando, appunto, come potete vedere qui c'è un summary di quello che è stato fatto e di quello che sarà fatto. Dovrebbe essere disponibile in versione beta questa primavera, la prossima primavera. E io direi che lato mio ho finito. Se avete alcune domande potete metterle qui nella chat, come diceva Gianfranco. Grazie.
Scusatemi, intervengo io perché anche a me. Oh Gianluca, no, io ti sento. Ok, grazie. Sì, Gianfranco ha avuto un problema tecnico, la sua immagine si è interrotta, quindi direi di dare velocemente la parola a Antonio Rotundo per l'ultimo intervento e come sempre potete usare la chat per eventuali domande. Prego Antonio. Aspetto di Grazie. sentirti. Mi Perfetto. sentite? Ti lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Con quest'ultima presentazione andiamo nel merito del sistema dei registri Inspire Italia che abbiamo sviluppando partendo dalla soluzione che ha illustrato in precedenza Daniele e che trovate disponibile all'URL indicato nella slide. È una versione beta. Anche perché, come abbiamo già ripetuto in diverse occasioni, con il rilascio del nuovo repertorio nazionale dei dati territoriali, ci sarà disponibile anche un nuovo dominio che è geodati.gov.it e quindi, sarà anche quello che costituirà la base, diciamo, degli URI per il sistema di registri italiano. Daniele ha già illustrato, ma anche Carlo Cipolloni di Ispra, le ragioni perché serve ed è utile un sistema di registri. In questa slide ho riportato altri due esempi che sono tratti dai metadati che sono presenti nel repertorio nazionale dei dati territoriali. Attualmente nel repertorio nazionale dei dati territoriali, se voglio cercare un dato che è anche aperto, perché come ha evidenziato Gabriele all'inizio, il repertorio non è un catalogo di dati aperti, ma un catalogo di dati geografici in generale, in cui ovviamente ci possono essere anche dati aperti, l'indicazione della licenza con cui si possono fruire quei dati avviene, almeno nella versione corrente, indicando e compilando, diciamo, un campo testuale e ogni amministrazione indica la licenza che è, diciamo, associata a quel dato nel modo che ritiene più opportuno. E quindi noi troviamo la stessa licenza indicata in diversi modi, licenza CC BY, solo CC BY, Creative Commons BY, eccetera, eccetera. Se invece, come diceva anche Daniele, per quanto riguarda il codice del paese oppure il tema relativo al suolo, utilizzassimo un codice univoco, in questo caso l'URI relativo a Creative Commons, sicuramente sarebbe facilitata la documentazione di quell'informazione da parte dell'amministrazione, però sarebbe facilitata e sarebbe più efficiente e più efficace anche la ricerca da parte dei singoli utenti. Così come il nome di diversi dataset, come vedete, di uno stesso dataset o di un dataset simile è indicato in diversi modi. Se anche in questo caso utilizzassimo un codice univoco che è attualmente anche presente nel registry, quindi nel sistema di registri italiano, avremmo l'utilità che indicavo prima. E allora, per queste esigenze che dicevo con la slide precedente, ma che ha illustrato molto bene Carlo, che hanno illustrato molto bene Carlo e Daniele, nasce il sistema di registri Inspire Italia. E nasce sostanzialmente, innanzitutto, per adempiere a una indicazione di un regolamento Inspire. C'è uno specifico comma del regolamento indicato nella slide che diciamo, dispone che tutti gli Stati membri, qualora estendano i concetti che sono presenti nelle liste di codice di Inspire, debbano pubblicarle in un apposito registro, ma nasce anche per scopi che possono andare anche al di là di Inspire, quindi per tutti gli scopi che
individuiamo o individueremo, diciamo, a livello nazionale. Un esempio, rifacendomi a quello che diceva Gabriele all'inizio, può essere per esempio il data model della pubblica illuminazione che non è previsto in Spire, e quello è comunque un'estensione di Spire, ma anche quello sarà disponibile poi nel registro nazionale. Una prima caratteristica del registry italiano è che a regime vorremmo rendere le informazioni disponibili nel sistema di registri in più lingue. Ovviamente a partire dall'italiano e dall'inglese abbiamo pensato anche alle due lingue che sono in uso, diciamo, in Italia, quindi tedesco e francese. Al momento in questa versione beta ovviamente tutti i contenuti sono presenti in italiano, in inglese ci sono solo le descrizioni del sistema di registri e dei due registri, però come ho già detto prima vorremmo renderlo disponibile anche in inglese tutti i contenuti. Poi anche facendo affidamento alle amministrazioni che utilizzano le due lingue, quindi tedesco e francese, vorremmo poi utilizzare queste altre due lingue. Ovviamente la regola del registry, e questo vale ovviamente insita, diciamo, nella soluzione sviluppata, è che qualora per una certa informazione, un concetto, una risorsa non sia disponibile la descrizione in una data lingua, comunque è sempre disponibile nella lingua principale, in questo caso l'italiano. C'è un sistema di ricerca che accennava anche Daniele, che consente di ricercare tutti i concetti e quindi i codici che sono inseriti nel sistema di registri, sia con una funzione di autocompletamento che con altre possibilità di ricerca più complessa. E c'è una specifica pagina che indica e che fornisce tutto l'aiuto necessario per fare ricerche anche più efficienti, quindi anche utilizzando gli operatori AND, OR, oppure le parole esatte e così via. I registri attualmente disponibili nel sistema di registri italiano sono, quindi in questa versione beta, sono due. E abbiamo deciso di cominciare da queste due perché fanno riferimento a norme specifiche italiane su dati geografici. Una è il registro relativo ai dati di interesse generale per il repertorio nazionale dati territoriali. Sicuramente sapete che praticamente nel decreto del repertorio nazionale dati territoriali c'è un allegato 1 che fornisce, diciamo, la lista di tutte le categorie di dati che devono essere descritte obbligatoriamente nel repertorio. Quindi tutti quei concetti che erano e sono in quell'allegato sono adesso fanno parte di questo registro che abbiamo già inserito. Il secondo è quello relativo agli oggetti territoriali del database geotopografico, anch'esso basato sul decreto del 10 novembre 2011. Nel modello che vedete in basso, che è mutuato, diciamo, da una presentazione JRC, diciamo, il registry, è il sistema di registri che gestisce l'Agenzia per l'Italia Digitale, questi due registri invece è il livello successivo che in questo caso sono gestiti anch'essi dall'Agenzia per l'Italia Regionale, diciamo, che ha dato il via a questo sistema, ma come approfondiremo poi in seguito, i singoli registri possono anche essere gestiti e essere di proprietà, tra virgolette, di amministrazioni che sono titolari di specifici domini. Questa è praticamente la descrizione del primo registro inserito nel sistema, che è quello relativo al repertorio nazionale dei dati territoriali. Come vedete, le informazioni sono sempre, che poi è quella principale dell'ID e quindi del codice assegnato anche in questo caso al registro, l'etichetta, il sommario e una serie di ruoli che poi vedremo in seguito nelle ultime slide.
All'interno del registro poi in basso vedete i singoli items e quindi i singoli elementi che sono descritti nel registro stesso. Ogni elemento viene descritto anch'esso dal codice assegnato, da un'etichetta, da una definizione, ci può essere anche una descrizione, da uno stato che è quello che indicava anche Daniele, nel senso che se questo codice è valido lo desumo dallo stato, può esserci anche un codice, quindi una descrizione, un'etichetta non più valida, e anche qui sarà aggiornato lo stato. E così come vengono indicate le versioni. In questo caso abbiamo un'unica versione perché è il primo popolamento, ma potrebbero esserci indicate tutte le versioni dello stesso elemento, perché come diceva Daniele, non c'è possibilità di cancellare i singoli concetti. Il secondo registro, come vi dicevo, è quello relativo al database geotopografico. Non è ancora completo, nel senso che al momento abbiamo inserito solo i concetti relativi a strati, temi e classi definiti nel decreto del database geotopografico. Chi conosce, diciamo, sa che il database geotopografico è strutturato in tre livelli, due più di mera classificazione che sono strati e temi, e l'ultimo, quello delle classi che rappresentano cioè, l'oggetto fisico, diciamo, del database geotopografico. Anche in questo caso vedete una serie di informazioni minime, ma c'è qualcuno che mi muove la presentazione? Dicevo, anche qui vedete le informazioni comuni a tutte le risorse descritte nel registro. Quello che volevo evidenziare è che questo è anche un esempio di registro gerarchico, perché anche sulla base dello standard ISO 19135, i registri possono essere gerarchici, per cui potremmo parlare di un registro principale e di un certo numero di registri secondari. Nel nostro caso del DBGT, siccome la soluzione, diciamo, sviluppata almeno nella versione corrente consente due livelli gerarchici, noi e invece i livelli, diciamo, del database geotopografico sono tre. Nel primo livello abbiamo inserito strati e temi, però abbiamo aggiunto e quindi abbiamo personalizzato, diciamo, la serie di attributi aggiungendo un livello gerarchico da cui si intuisce se quello indicato è un tema o uno strato. E quindi avete la descrizione, quindi il riferimento, il codice dello strato o del tema. Nel caso del tema, poi abbiamo le classi che appartengono a quel tema e che sono indicate in basso. E quindi poi per ogni classe abbiamo sempre il codice, lo stato e l'elemento padre, eccetera. Un'attività che è in programma, diciamo, per il registro del database geotopografico, quello di verificare quali concetti del database geotopografico possano essere rappresentati come estensione di Inspire, perché voi sapete che il database geotopografico è un set, diciamo, di informazioni abbastanza complesso, per cui c'è anche un'attività in corso che sta facendo, per esempio, il CISIS, per quanto riguarda il mapping tra le informazioni contenute nel database geotopografico e tutte le categorie tematiche e quindi le data specifications previste da Inspire. Così come un'attività che andrà fatta anche a seguito dell'aggiunta di altri registri è quella di una verifica dei concetti che sono espressi in più registri, che possono essere cross domain. In questo caso potrebbe essere utilizzato, e questo magari è anche, diciamo,
una proposta, un'indicazione a Daniele, lo standard 19146 che si occupa proprio di determinare dei vocabolari, diciamo, cross domain. Come vi dicevo, nella gestione del sistema di registri sono coinvolte diverse e saranno coinvolte diverse amministrazioni. Ovviamente per alcuni registri magari la stessa amministrazione può avere anche diversi ruoli. Per quanto riguarda il sistema di registri, il manager, diciamo, quindi il responsabile del sistema di registri, come vi dicevo già, è Agit. Per i registri che saranno aggiunti, ciascuna organizzazione titolare di uno specifico dominio a proporre ad Agit, in questo caso, il registro che si vuole aggiungere in questo sistema. Ovviamente poi ci saranno una serie di soggetti, di organizzazioni che possono, come specificava Daniele, anche a livello nazionale, proporre modifiche, eventuali correzioni ai concetti che sono già e agli elementi che sono già descritti nel singolo registro, poi sarà il control body che verificherà che se queste eventuali proposte possono essere accettate o meno. Per quanto riguarda il registro Inspire, quindi non quello italiano ma quello europeo, la Submitting Organization è Agit, per cui se qualcuno avesse delle proposte di modifica dei registri presenti nel sistema Inspire, può eventualmente farceli conoscere, informarci in modo tale che noi sottomettiamo attraverso quel processo che indicava Daniele. Indichiamo e quindi sottoponiamo quelle proposte al control body che poi esaminerà la proposta. Stiamo lavorando anche all'aggiunta di nuovi registri, ovviamente. Uno che sarà aggiunto nelle prossime settimane sarà il registro dei sistemi di ricerca delle pubbliche amministrazioni italiane. Come sapete, diverse regioni, ma anche amministrazioni locali o altri enti centrali, hanno propri sistemi di ricerca e servizi di ricerca basati sul CSV e quindi secondo le regole tecniche di Inspire, che vengono arvestati dal repertorio nazionale dei dati territoriali, che poi a sua volta è arvestato dal geoportale Inspire. Tutti quei servizi di ricerca e quindi CSV che sono attualmente arrestati dal repertorio nazionale costituiranno, diciamo, gli elementi informativi di un nuovo registro che sarà pubblicato prossimamente. Così come, per esempio, nella conferenza SITA a margine di una sessione con il professor Vico che avevo visto tra i partecipanti, si era ipotizzato di pensare anche a un registro relativo alla pianificazione territoriale e urbanistica, perché come sapete probabilmente anche in virtù del fatto che è una materia di legislazione regionale, esistono una serie di concetti, di definizioni, di elementi informativi che sono diversi da una regione all'altra, quindi questo può essere anche uno strumento per diciamo, rendere omogenei questi, almeno i concetti espressi in questo ambito. Il problema che ci si poneva però è che bisognerebbe individuare poi un'autorità, quindi un'organizzazione che sia l'owner o il manager del registro, in modo tale che poi si apre tutto quel flusso, tutto il processo, quindi il flusso di gestione dei dati che avete visto descritto nelle presentazioni precedenti. L'ultima slide è per dire che comunque, come Agid stiamo portando e stiamo cercando di diffondere, diciamo, e quindi di informare quanto più possibile
su questo nuovo strumento, anche perché, come diceva Gianfranco all'inizio, magari può essere poco intuibile da chi non è dentro alla gestione di questi sistemi di registri. Lo abbiamo fatto ovviamente con il webinar di oggi, ma abbiamo lanciato un'iniziativa nei giorni scorsi su Twitter con delle micro lezioni, diciamo, quindi lungo un tweet per far conoscere quali sono gli elementi importanti del sistema di registri e quindi dei registri che sono inclusi in esso. Anche in futuro porteremo avanti e organizzeremo altre occasioni. Quello che mi viene in mente adesso è quello che stiamo già lavorando a definire insieme a ISPRA e al Ministero dell'Ambiente, che costituiscono, diciamo, il controbody di cui si parlava prima, una serie di anche indicazioni all'amministrazione in modo tale che, ne parlava anche Carlo Cipolloni nell'ambito delle linee guida che sta predisponendo ISPRA, delle indicazioni all'amministrazione, quindi un coinvolgimento più diretto di tutte le amministrazioni interessate in modo tale che si arrivi, diciamo, e si incrementi i contenuti informativi che sono presenti Forse ancora qualche problemino per Gianfranco. Vabbè, siamo in conclusione. Vediamo se Gianfranco ha ripristinato la sua posizione. No, in realtà ho fatto un cambio con Gianluca, il mio computer sta dando un po' di problemi, poi era semplicemente per concludere e c'è un'ultima domanda di Dino che è appena arrivata in chat, penso che Gabriele puoi provare a risponderci tu e ci possiamo avviare alla conclusione di Ok. questo file. Io, insomma, risponderò senz'altro alla domanda di Dino. Volevo, insomma, dire cosa ci portiamo a casa oggi, diciamo, da questa chiacchierata. Ci portiamo a casa un altro pezzettino di interoperabilità, sostanzialmente. Il sistema del registro è un sistema importantissimo, determinante. Lo usiamo appunto per testimoniare, per riferire, per avere un riferimento fisso, duraturo nel tempo, con le nostre esigenze amministrative, istituzionali e anche operative, perché noi nel registro depositiamo le nostre codolist, tassonomie, vocabolari controllati, elenchi, registri e quant'altro, a cui chiunque può far riferimento in qualsiasi circostanza per qualsiasi tipo di finalità. Quindi io mi riferisco a quella voce, a quella indicazione che si è riportata nel registro per le mie attività. Quindi la domanda di Dino mi sembra giustissima, al di là del fatto che come ci diceva Daniele, stanno lavorando per realizzare la versione 2 in cui sarà possibile ad operare direttamente con registri, al di là di questo aspetto meramente, insomma, diciamo, operativo, il registro è un sistema dove vengono depositate versioni ufficiali di codolist, vocabolari, tassonomia e quant'altro, o perché ci sono delle norme specifiche, come nel caso appunto del repertorio, c'è un elenco in un decreto, in gazzetta ufficiale, quindi non può essere che quello, punto. O perché, diciamo, c'è un'amministrazione, per esempio, che può essere quello che diceva Dino, che ritiene appunto questa necessità. E siccome questo sistema appunto è disponibile non solo per le attività di implementazione della direttiva Inspire, ma anche per altre finalità dei Paesi membri, sicuramente chi di dovere, insomma, diciamo, l'organismo competente definirà quel proprio registro e ci può chiedere senz'altro la pubblicazione, anzi, noi auspichiamo che ci venga appunto richiesto la pubblicazione sul registro nazionale e quindi avere questo sistema come elemento di vocabolario controllato che garantisce un altro pezzetto di interoperabilità insieme ad altre azioni. È un elemento è ufficiale, non è che, diciamo, chiunque può scriverci qualche cosa, deve esserci comunque in qualche modo una competenza istituzionale che ti dà, come dire, la possibilità di definire e decidere uno specifico registro.
Quindi un'ultima cosa che volevo, insomma, accennare, questo è un oggetto importantissimo che si affianca e nasce, naturalmente come avete visto, nasce nell'ambito del centro di ricerca della Commissione europea per finalità di interoperabilità nell'ambito di Nazione AESA, si affianca ad un altro oggetto, il GeoDKTP, a cui torneremo, diciamo, prossimamente, perché appunto, diciamo, la nostra visione ci deve essere concentrata sul dato in quanto tale, in quanto le policy, le varie policy nazionali e europee si applicano sul dato in generale. Poi questo dato, catalogato opportunamente nel registro geografico oppure nel registro dei dati alfanumerici, poi può essere aperto o non aperto, ma in ogni caso, insomma, diciamo, attraverso la metadatazione riusciamo a capire lo status di quel dato. Quindi prossimamente interverremo anche su queste altre tematiche, perché in ogni caso non possiamo guardare al mondo open data come una cosa fine a se stessa, ma dobbiamo guardarla nel contesto delle policy di e-government. E lo stesso dicasi per quanto riguarda i dati geografici, con i quali noi guardiamo sia al contesto delle policy di e-government che al contesto delle policy di Inspire. E questo strumento nasce in questa dimensione, ma naturalmente può essere utilizzato anche per altre finalità. Quindi sono contento di questa chiacchierata e di questa partecipazione. Auspichiamo ulteriori, diciamo, esigenze che, anzi, potremmo senz'altro attivare, diciamo, come dire, la richiesta come dire, di precisazioni da parte degli utenti che magari vogliono esplorare in maniera più dettagliata alcuni aspetti riguardanti questo, oppure riguardanti il GeoDKTP o le altre nostre prossime iniziative. Quindi seguiteci naturalmente sulla piattaforma Formez per quanto riguarda le nostre attività su Eventi PA, le nostre attività di webinar per la promozione, appunto, e la diffusione di queste infrastrutture necessarie a garantire l'interoperabilità in senso lato. Mi sembra che non ci siano altre domande particolari. Ringrazio tutti i partecipanti e vi do appuntamento alla prossima occasione. Lascio la parola a Gianfranco, grazie a tutti, ciao. Io mi associo al ringraziamento di Gabriele per la partecipazione. Nel momento di picco massimo eravamo più di 80, quindi ripeto, torno a dire quello che vi dicevo all'inizio, ci fa particolarmente piacere che anche di fronte a contenuti particolarmente tecnici ci sia un interesse e una curiosità da parte vostra e stimolo per noi per continuare ad approfondire questi temi attraverso lo strumento del webinar, come avete capito, ci piace particolarmente. Grazie a tutti i relatori di oggi per i loro contenuti, per la loro incredibile puntualità, perché siamo riusciti a rispettare i tempi al secondo. Grazie in particolare a Antonio Rotundo, che si è preso in carico l'onere di rispondere via chat a tutti quanti. Come avete visto, insomma, ve lo dicevo prima, è uno strumento che funziona bene. Sulla piattaforma Eventi PA, esattamente dalla stessa pagina nella quale vi siete iscritti, non so se adesso Gianluca vi mette un link online qui in chat, in questo momento trovate le slide utilizzate da tutti i relatori di oggi. Tempo qualche ora nel pomeriggio trovate la registrazione come da tradizione, trovate la registrazione integrale del webinar. Semplicemente riprendo quella pagina, la embediamo da YouTube. Seguite l'account Twitter DatiGov e l'account Twitter RNDT per sapere iniziative, prossime iniziative di questo tipo, così come sulle sezioni news di entrambi i portali per qualunque cosa o continuare a dialogare di lì. Grazie ancora una volta a tutti quanti, vi auguro buon pranzo, a presto.